Di qualcosa di qualcuno, forse non riuscirà mai a fare, ma che vorrebbe fare e che si affida a te per la proiezione del proprio volere? Personalmente no, io ho sempre giocato con una passione infinita, ho sempre cercato di seguire un po' quello che avevo imparato attraverso gli allenamenti, perché non dimentico mai che se non mi fossi allenato duramente non avrei fatto quello che ho realizzato nella mia vita, per cui prima di tutto l'allenamento, la passione ti porta veramente al di là di qualunque muro invalicabile apparentemente, no? Questo ti porta ad andare oltre i limiti, però credo che non ci sia mai la percezione di essere qualcosa di differente, no? Di fare qualcosa che gli altri non sanno fare. Io ho sempre desiderato far divertire la gente, quello sì, era il mio scopo principale e credo che sia stata una spinta infinita in questa mia passione. Ma tu sei un'esteta del gioco del calcio, ovviamente in generale dello sport, cioè c'è una sorta di linguaggio particolare che i fuori classi, se devi ristrettissimo, insomma, o comunque un senso veramente estetico, quasi di genialità, perché certe giocate immagino siano anche... Come ho detto prima, credo che dipenda molto da quando ti sei allenato. Io ho giocato a calcio da quando ho iniziato a camminare, ho iniziato a giocare a calcio, quindi credo che fondamentalmente il fatto di continuare a ripetere certe cose poi ti rende naturale. Forse a noi sembrava questo, no? Una cosa naturale, magari per qualcun altro. A tutti non vengono, quasi a nessuno vengono, però tu dici che comunque l'elemento del lavoro. Sì, per me è fondamentale. Non credo che uno si veda una mattina e fa qualcosa di straordinario. Dietro c'è sempre un lavoro, c'è una determinazione, c'è comunque una perseveranza anche nel lavoro, no? Non credo che venga così per caso. Credo che chiunque, insomma, no? Lo insegnano tutti, dai musicisti, ai pittori, a tutti gli artisti. Dietro c'è sempre la base del lavoro, da lì non si scappa. Chi ci racconta qualcos'altro, ci racconta la musica. Tanti amici miei dicono che un gol che ha fatto la Juve quando giocavo in Grecia. A Torino, però non lo so, prima che la porta erano comunque magari non belli ma importanti, per cui hanno tutto un significato. Perché poi parliamo di un progetto per nessuno, e appunto, come ho detto prima, dietro c'è sempre un grande lavoro, no? Una perseveranza, la fatica, insomma, già questo basta per dare valore comunque a chi riesce a finalizzare poi il lavoro di una squadra, no? Di un gruppo. Quindi non c'è un gol brutto, secondo te? O non può fare meglio? No, ne ho fatti di brutti, di sicuro. Mi ricordo due addirittura che non volevo fare perché... Come? Sì, è successo. Perché ovviamente cercavo un cross per un compagno e... Non l'ha toccato nessuno, è entrato in porta. Quanti vengono fare?